Terminati i miei 7 giri, io ho staccato il filo e ho fatto anche l'altra manica. Vedete, in questo modo. Adesso cambio l'uncinetto, invece di quello da 4 prendo quello da 3 e inizio a fare il bordino sopra, ossia il colletto della giacchettina. Come? Io cambio colore, prendo il color bianco, entro nella maglia alta formata da 3 catenelle dei 20 aglietti. Prendo il filo, lo faccio uscire e faccio 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Realizzo tra la maglia alta e il ventaglietto un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado al centro del ventaglietto e faccio un'altra maglia alta. Intanto sto nascondendo il filo che iniziale bianco. Prendo il filo, aspetta, fammi tirare un po', ok. E vado all'interno di questo foro, ossia tra le due ventaglietti, faccio una e due maglie alte. Vado all'interno del ventaglietto al centro qui e faccio una maglia alta. Di nuovo 2 maglie alte tra i due ventaglietti, una e due, e una maglia alta al centro del ventaglietto. In questo modo procedo per tutto lo scollo fino ad arrivare dall'altra parte. Ho terminato il mio primo giro dello scollo, adesso vado a fare il secondo giro, lo ripeto uguale, ossia vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ho realizzato anche il secondo giro, adesso vado a fare il terzo e realizzo 3 catenelle e vado a fare altre 14 maglie alte sopra le maglie alte del giro precedente, quindi ne ho fatta in tutto ne devono essere 15, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Realizzate le 15 maglie alte, adesso vado a fare un'altra maglia alta nella maglia alta successiva, ma non la chiudo. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta in questo modo. Adesso prendo il filo e chiudo le due maglie alte insieme. Adesso continuo e vado a fare altre 16 maglie alte. Una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Realizzate le 16 maglie alte, faccio nella maglia alta successiva una maglia alta non chiusa,
prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, prendo il filo e chiudo le due maglie alte. Dopo aver fatto le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare altre 8 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Fatto le 8 maglie alte, ne devo fare due chiuse insieme, quindi prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Prendo il filo e chiudo le due maglie alte. A questo punto faccio altre 8 maglie alte. Una, due, tre, quattro, 5, 6, 7 e 8 e faccio 2 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta nella maglia alta successiva non chiusa, un'altra maglia alta nella maglia alta successiva non chiusa e chiudo le due maglie alte. Altre 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A questo punto faccio di nuovo due maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta nella maglia alta successiva non chiusa, un'altra maglia nella maglia alta successiva non chiusa, tiro e chiudo le due maglie alte. Adesso devo fare 16 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Anche a questo punto faccio la mia ultima diminuzione unendo due maglie alte insieme, quindi una maglia alta non chiusa, una seconda maglia alta non chiusa e chiudo. E adesso arrivo fino alla fine facendo le ultime mie 15 maglie alte per finire il giro. Ecco, io ho finito il mio terzo giro. Adesso io ne andrò a fare un ultimo dove stringerò ancora un po' di più il colletto, però vi mo come. Faccio 3 catenelle iniziali che sono la mia prima maglia alta. Realizzata la mia prima maglia alta, ne vado a fare altre 13, devo avere in totale 14 maglie alte. Realizzate le mie 14 maglie alte, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro dove ho fatto le due maglie unite nel giro precedente, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nel giro nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo e unisco insieme le 3 maglie. A questo punto devo andare a fare altre 14 maglie alte. Realizzate le mie 14 maglie alte, devo fare di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa, vado nelle due maglie alte chiuse insieme e faccio un'altra maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa e chiudo le 3 maglie alte. Adesso devo andare a fare altre 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo devo fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta non chiusa, una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme del giro precedente,
sempre non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva. Chiudo le tre maglie alte insieme. Di nuovo adesso devo andare a fare 6 maglie alte. Di una, 2, 3, 4, 5 e 6. E devo fare le mie 3 maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme del giro precedente, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo insieme le 3 maglie alte. Di nuovo 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le mie tre, adesso devo fare le mie 3 maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta sopra le due maglie alte chiuse del giro precedente, una maglia alta nella maglia alta successiva. Chiudo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Adesso devo fare 14 maglie alte. Realizzate le 14 maglie alte, devo andare a fare la mia ultima diminuzione, unendo 3 maglie alte, quindi una maglia alta non chiusa, una maglia alta sopra le due maglie alte del giro precedente, chiuse insieme, e un'ultima maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva. Chiudo le 3 maglie alte. E adesso faccio le mie ultime maglie alte per terminare il giro. Allora, come vi ho detto, io ho finito il mio terzo, il mio 1, 2, 3, 4, il mio quarto giro, però adesso io mi fermo, non ne faccio altri. Voi invece, se volete, ne fate altri. Quindi adesso passerò direttamente a fare il bordo attorno alla giacchettina per poter fare le asole per i bottoni. Allora, senza staccare il filo, io vado a fare 3 catenelle e lavorerò sul lato aperto della giacchettina e vado a fare una maglia alta sopra lateralmente nella maglia alta qui. Quindi vado a fare una maglia alta, una maglia alta nel foro, una maglia alta tra queste due maglie alte, una maglia alta nel forellino, una maglia alta tra le due maglie alte, di nuovo una maglia alta nel forellino e una maglia alta tra le due maglie alte. No, ho dimenticato di fare l'asola, scusatemi. Benissimo, togliete 4 maglie alte, perdonatemi. Qui fate una catenella. Allora faccio 4 maglie alte, una catenella, salto questo buchetto, vado direttamente tra le altre due maglie alte e faccio una maglia alta, una maglia alta nel forellino, una maglia alta tra le due maglie alte, una maglia alta nel forellino, una maglia alta tra le due maglie alte, una maglia alta nel forellino, una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglietto, faccio una catenella di separazione, salto il forellino qui e vado direttamente tra la maglia alta e il ventaglietto e vado a fare un'altra maglia alta nel forellino, una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglietto, un'altra maglia alta nel forellino, una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglietto, una maglia alta nel forellino,
una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglietto, una catenella di separazione, salto il forellino e vado tra la maglia alta e il ventaglietto, una maglia alta nel forellino, un'altra maglia alta tra la maglia alta e il ventaglietto, una maglia alta nel forellino, una maglia alta tra il ventaglietto, la maglia alta e il ventaglietto, una maglia alta nel forellino, una maglia alta tra la maglia alta e il ventaglietto. Così ho realizzato tre asole dove passerà il bottone. Adesso io devo girare per poter andare a lavorare sotto e faccio in questo modo. Realizzo in questo forellino 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Realizzate queste 3 maglie alte, vado a lavorare all'interno di ogni maglia alta del verdino e quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, un'altra maglia alta sopra la maglia alta, un'altra maglia alta sopra la maglia alta. Procedo così per tutto il bordino inferiore della giacchettina. Mi troverò, vedete, farò tutto il bordino qui fino a trovarmi di nuovo qua. Una volta qui vi spiegherò come rifare per poter salire. Dunque, arrivata qui dove devo fare il giro per poter tornare a lavorare l'apertura della giacchettina, entro in questa catenella che è la terza, che era la terza catenella, vedete, del primo giro con le maglie alte verdine. Comunque entro in questa terza catenella e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Realizzate le 3 maglie alte, vado nel foro tra la maglia alta e il ventaglio e faccio una maglia alta, nel forellino faccio una maglia alta, tra la maglia alta e il ventaglio faccio una maglia alta, nel forellino faccio una maglia alta. Continuo così fino alla fine del giro, senza però fare più la maglia e la catenella di separazione, perché in questo lato andrà cucito il bottone. Quindi continuo così fino alla fine. Allora, io ho finito di fare anche il mio bordino. Come vi ripeto, io qui non ho voluto stringere molto, però voi potete continuare a fare altri giri in modo tale da stringere ancora. Basta che facciate sempre delle diminuzioni. Adesso io non farò altro che fare un bordino di maglie alte anche alle maniche e cucirò i bottoni. Fatto questo, il lavoro sarà finito. Quindi vi faccio vedere come realizzare il bordino anche nelle maniche. Riprendo di nuovo il filo bianco ecco qua allora e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta. Devo cercare di nascondere anche questi fili. Vabbè che poi dopo i fili che escono fuori li taglieremo con la forbice, però cerchiamo di nascondere. Allora, la maglia alta facendo 3 catenelle in questo modo e andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una maglia alta sopra la seguente maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta all'interno della catenella di separazione del ventaglietto, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva, in questo modo. Continuo così per tutto il giro, quindi maglia alta sopra la maglia alta,
maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta nella maglia alta successiva, maglia alta nella maglia alta successiva. Continuo così per tutto il giro e fare quindi il bordino della manica.